Salve a tutti da Automotor Fargio, siamo ancora qui a San Marino presso la sede del V-Team Project dell'amico Stelios Fakalis. Ve l'avevamo preannunciato, dopo la Lotus, un punto del martedì dedicato ad una vettura molto più moderna, una vera VRC, la Hyundai Accent. Questa vettura, come dicevo, è stata una VRC ancora delle prime versioni di queste vetture impegnate nei rally mondiali, quindi una 2 litri che rispondeva ancora al regolamento del 1997. In particolare questa vettura è stata la vettura d'esordio nella casa coreana nella massima serie mondiale. Prima correva nel campionato 2 litri ed era stata anche campionessa del mondo, e in questo caso è la vettura dell'esordio, dicevo, dell'anno 2000. In particolare qui con noi abbiamo la vettura con i colori originali e anche i nomi dei piloti originali, ovvero l'equipaggio Alistair McRae e David Senior, giusto? Questa livrea è prima livrea, come uscita questa macchina. Esatto, cioè, prima livrea Castrol. Esatto, queste qui erano gli sponsor, diciamo, iniziali dell'avventura mondiale della Hyundai, quindi vedete lo sponsor Castrol, che era lo sponsor principale, così come venivano preparate in Inghilterra dalla MSD. La vettura, dicevo, era una Hyundai Accent, quindi una vettura poco più che un'utilitaria di serie, che veniva trasformata in una piccola bomba per i rally mondiali, e vi mostriamo anche come. Stelios, ti chiedo per piacere di aprire il cofano. Questa vettura è le spec di questa vettura è spec asfalto. Esatto, specifica asfalto, dice giustamente Stelios, quindi è così come poteva venire impegnata al Rally di Monte Carlo. In particolare possiamo dire che questo telaio è lo chassis numero 2 che ha corso. Ecco, vi mostriamo il cuore della vettura. Dicevo, lo chassis numero 2 che ha corso in quella stagione 2000 5 rally mondiali, sempre guidata da Alistair McRae, ovvero il rally di Svezia, il rally del Portogallo, il rally di Catalunya in Spagna, il rally d'Argentina ed infine il rally dell'Acropolis, quindi proprio la terra del nostro amico Stelios, dove chiaramente questa vettura veniva impiegata non con questa specifica asfalto, quindi con cerchi più ampi e pneumatici dalla spalla più bassa, oltre che anche un assetto notevolmente ribassato, ma preparata con ruote da sterrato e per rialzato per correre sulle terribili pietraie spaccamacchine della Grecia. Dicevo, questo è il cuore della vettura, ovvero il motore 2 litri capace di rogare 330 cavalli, giusto? Che una conferma, e quindi diciamo in linea con quelle che erano le potenze delle altre VRC dell'epoca, per un peso della vettura minimo regolamentare di 1230 kg. Quindi Yuri vi sta mostrando quello che è il cuore della vettura, quindi gli appassionati di meccanica potranno goderne approfonditamente. Ricordiamo che le vetture VRC erano sovralimentate con un semplice turbo compressore, notate anche questo filtro, notate quelle che è un po' tutta la meccanica, i cilindretti di, collegati alla pedaliera, diciamo di tutto l'impianto idraulico, le protezioni anticalore intorno agli scarichi, i fissaggi di duomi ammortizzatori, la barra di rigidimento che ovviamente non era presente sulla vettura di serie e quant'altro è necessario per trasformare questa vettura in una piccola bomba da pista. Da rally, ah, da rally, giusto, scusate l'abitudine. Comunque, una vettura da rally, notate anche quella che è la trasformazione per quanto riguarda l'aerodinamica rispetto alla vettura di serie. Non abbiamo il classico paraurti, ma un paraurti completamente ridisegnato anche per quello che è il raffreddamento. Non abbiamo la griglia della classica calandra posta tra i fari anteriori con il marchio Hyundai, vedete che è piena, ma bensì abbiamo una presa d'aria piuttosto ampia che permetteva di soddisfare quella che era la necessità di raffreddare il radiatore anteriore, ovviamente maggiorato per quelle che erano le necessità di un motore preparato da corsa. Notate anche sulla sinistra il gancio traino, quello è presente sia sulle vetture da rally che sulle vetture da pista, e all'interno del cofano, oltre a queste prese d'aria, potremmo dire anche con un disegno abbastanza particolare, anzi sfoghi dell'aria, notate anche quella che è l'enorme convogliatore dell'aria che permetteva di portare l'aria appunto di aspirazione al motore con il grande filtro che avete notato prima all'interno del vano. Ti chiedo, sì, Stelios? Un'altra cosa. Scusi, non parlo buon italiano, eh? Non ti preoccupare, nessuno si offende. Come vedete le cofano, non c'è le nervi come tutte le cofani di serie, per motivo di leggerezza. Certo. Ancora, sotto la macchina è tutto completo chiuso da protezione.
per protezione, anche per più leggere per asfalto e più pesante per terra. Il sì. motivo protezione, le coppa olio e tutte le cose sotto la macchina. Non piegato la macchina come entrare in curve e tagli le curve così. Sì, le protezioni del sottoscocca e del sottocoppa nel caso del motore servono ovviamente per proteggere sia quelli che sono gli organi meccanici che potevano venire danneggiati dopo i salti o dalle sconnessioni dell'asfalto, ma anche per ragioni aerodinamiche e, come diceva giustamente Stelios, per quanto riguarda invece la parte alta, ovvero quelle che sono le nervature di rinforzo del cofano, come notate sono state tagliate ed eliminate proprio per, esatto, qui si notano i tagli, vedete, proprio per consentire di avere un cofano nettamente alleggerito rispetto a quello che è il cofano di serie. Ovviamente, al contrario di quelle che sono le vetture, per esempio, del gruppo B, che erano realizzate completamente in materiale compositi, le VRC, per ragioni di sicurezza, sono completamente in metallo, così come le vetture di serie. Però si cerca di limare su ogni possibile particolare che potesse alleggerire la vettura. Ti chiedo, Stelios, di richiudere un attimo il cofano, che così mostriamo esternamente, prima non l'abbiamo fatto vedere, quella che è la presa d'aria. Avete visto il convogliatore all'interno? Questa è la presa d'aria da cui l'area di ispirazione del motore appunto faceva il suo ingresso, e con questo convogliatore poi veniva portata a quello che è il filtro. Qui abbiamo i ganci fermacofano, perché come su ogni vettura da corsa che si rispetti, il cofano non ha un semplice innesto centrale, ma dei ganci di sicurezza che permettono appunto di, in questo modo, molto rapidamente, di bloccare il cofano, evitando un'apertura accidentale che può essere molto dolorosa nel caso di un problema del genere in prova speciale. Vi abbiamo mostrato l'anteriore della vettura, adesso una piccola sorpresa. Vi abbiamo mostrato l'esterno della Accent VRC ed eccoci all'interno. Mi sono seduto nel posto di guida che era di Alistair McCree in occasione delle 5 gare che vi abbiamo nominato del campionato mondiale del 2000. E qui dall'interno vi mostriamo quella che è, diciamo così, l'ufficio del pilota, ovvero la posizione di guida. Come vedete, sono già all'interno, abbiamo rimontato il volante, che è un volante a sgancio rapido con il profilo scanalato, che permette appunto il perfetto allineamento del volante rispetto alle ruote. Ecco, intanto Yuri ve lo sta già mostrando. Ci sono alcuni comandi, per esempio il push to talk, ovvero questo pulsante blu che permetteva al pilota di parlare in interfono con il copilota. Qui a destra abbiamo il comando dell'avvisatore acustico, ovvero il semplicissimo clacson, più altre due levette di cui però non vi so dare una spiegazione, purtroppo, ma non sono un pilota. Come vedete, quello che è, diciamo, l'innesto del volante è quasi di serie. Vedete anche quelle che sono il comando del tergicristallo, le frecce e i comandi delle luci della fanaleria, sono due levette assolutamente di serie. Qui al centro abbiamo il comando delle luci di emergenza e vedete il display, un cruscotto assolutamente minimo. Notate quella che è anche la diciamo così, il grafico che permetteva di verificare quelli che erano i giri motore, il contagiri, e sotto, adesso lo vedete spento ma forse si può intravedere, notate anche il display digitale che indicava quelli che erano i dati di velocità e le prime informazioni sull'utilizzo della vettura. Con questa levetta qui c'è la scritta page, notate che si può anche, chiaramente oggi i display sono nettamente più evoluti, ma erano anche i primi su cui si poteva cambiare, diciamo così, le pagine delle videate e mostrare quelle che erano le diverse funzioni e i diversi dati di funzionamento della vettura. Qui sotto, e qua invece il comando reset, semplicissimo. Interessante anche notare qui questa piccolissima plancetta su cui si notano 5 LED che erano di colore diverso, andavano dal verde al rosso, che indicavano, diciamo, quelli che erano il regime di utilizzo del motore, e quindi quando si arrivava al rosso anche l'indicazione sul momento esatto in cui si poteva cambiare, quindi senza una perdita di giri motore. Mentre questo piccolo display che vedete indicava con una semplice cifra, indicava quella che era la marcia innestata. Sotto ovviamente trovo a posto la pedaliera, come vedete i miei piedi abbastanza voluminosi vi permettono di mostrare quello che era il funzionamento della pedaliera. Una pedaliera costituita da 3 pedali, esattamente come una normalissima vettura stradale che possiamo utilizzare tutti i giorni, e anche molto poco racing in questo caso. Notate, sono 3 pedali semplicissimi, delle semplici fusioni metalliche. Alla mia destra il gas,
molto facile da utilizzare, molto morbido, un pedale del freno piuttosto voluminoso e anche piuttosto duro e una frizione estremamente pesante da utilizzare. Quindi in questo caso esistevano ancora i tre pedali, forse una delle ultime vetture da corsa dove esisteva ancora una frizione tradizionale. La pedana per appoggiare i piedi assolutamente in carbonio per alleggerire, mentre tutti quelli che sono ovviamente gli eventuali rivestimenti dell'abitacolo sono ovviamente tolti. La scocca è di serie rinforzata e notate anche il roll bar, ovviamente roll bar race, che veniva saldato, e questo coperchio, potremmo dire, di carbonio che permetteva di rendere un po' più agevole l'ingresso. Non è assolutamente semplice entrare e soprattutto uscire da una vettura come questa. Alla mia destra continuiamo con i comandi. Questo enorme joystick altro non è che la leva del cambio. Come dicevo, non ho usato la parola joystick a caso perché, come già era stata, diciamo così, l'antesignana tre anni prima, la Toyota Corolla WRC nella prima versione, anche questa vettura montava il cosiddetto cambio joystick, ovvero non più una leva con gli innesti frontali con una griglia, ma un sistema molto più semplice che permetteva al pilota di salire le marce tirando la leva verso di sé o di scalarle spingendola verso il motore. La leva che vedete qui davanti, innestata a questo joystick, è una leva che, tirata verso il pilota, permetteva di innestare la retromarcia, quindi era anche un sistema di sicurezza, perché la retro veniva inserita, non per sbaglio, ma solo nel momento in cui il pilota, con una certa pressione, devo dire, tirava verso di sé questa leva e permetteva l'innesto della retromarcia. Qui a destra invece quest'altra leva completamente metallica, altro non è che il freno a mano, che nelle vetture da rally, come sicuramente ben saprete, viene utilizzato anche per effettuare, diciamo così, delle svolte più rapide, permettere di traverso il posteriore. Ovviamente questa è una leva già non più nel tunnel centrale, ma già di più facile attivazione, molto vicino al joystick del cambio, che negli anni poi è stata sostituita da un semplice pulsante. Come dicevo, questa vettura è già una WRC, quindi una vettura estremamente moderna, ma quella che è la strumentazione del copilota era ancora estremamente scarna, con un Tripmaster che sembra uscito direttamente dagli anni 80. Il Tripmaster altro non è che lo strumento con tastiera e display che permetteva al copilota di verificare quelli che erano gli intertempi e i tempi finali delle prove speciali, oltre che per calcolare i tempi, diciamo così, di passaggio in tutti i successivi controlli orari. Abbiamo già parlato del roll bar, mostriamo anche quello che è la parte superiore del roll bar, questa gabbia con questi tubi incrociati, che chiaramente serve per non deformare la carrozzeria all'interno dell'abitacolo in caso di incidente, in caso di capottamento. Notate anche questa imbottitura che è in polistirolo e serve, poliuretano espanso, serve in pratica ad evitare che il casco del pilota, in caso di incidente, possa venire a contatto con i tubi metallici del roll bar. Qui alla mia destra trovo a posto anche quella che è la presa d'aria dell'abitacolo. Infatti, per portare un po' di refrigerio a pilota e copilota, ovviamente per ragioni di peso veniva eliminato tutto quello che era l'impianto di climatizzazione, ma esisteva questa presa d'aria sul tetto, dopo ve la mostreremo anche esternamente, con dei convogliatori interni e delle semplici ghiere che potevano essere aperte o chiuse, che permettevano di portare un po' di aria proprio a ventilazione forzata in velocità verso il pilota e il copilota. Queste griglie invece che abbiamo davanti a noi, che sono praticamente di serie, sono poco più che ornamentali. Abbiamo parlato, diciamo, di quella che è la strumentazione tecnica, cominciamo a parlare anche della sicurezza. Notate quel martelletto, potremmo chiamarlo, arancione sul pannello portiera del copilota, altro non è che il martello che permetteva di rompere il vetro in caso di necessità, nel caso fossero bloccate le portiere e non fosse possibile uscire rapidamente dalla vettura. Dicevo, è il martelletto che permette di rompere i vetri, consentendo così all'abitacolo di uscire da un finestrino laterale o dal parabrezza, se possibile. Notate anche quelli che sono i sedili. Ecco, i sedili sono dei sedili OMP, assolutamente racing. Anche chi è abbastanza alto come il sottoscritto riesce a trovare una posizione piuttosto comoda, pur essendo inscatolati in un guscio di carbonio semplicemente imbottito. E sono anche i primi sedili, diciamo così, moderni, quelli che allo sboccio del terzo millennio erano stati realizzati con
queste protezioni abbastanza ampie che permettevano alla testa del pilota di non subire eccessivi scuotimenti in caso di urti laterali e costituire una protezione in più. Sono estremamente morbide queste le imbottiture e permettono anche una certa comodità. La posizione di guida, dicevo, è abbastanza comoda, il volante è molto vicino, notate come le braccia vengano piegate. La pedaliera invece è un pochino più scomoda perché è completamente disassata verso la sinistra, ma comunque anche chi ha dei piedi piuttosto voluminosi come i miei può tranquillamente spostarli da un pedale all'altro senza rischiare di interferire, forse si riesce anche a fare il punto attacco se necessario. Infine, per quanto riguarda la parte di sicurezza, abbiamo gli estintori, abbiamo un brandeggiabile sotto le gambe del pilota e invece un sistema estinguente inserito sulla vettura con l'estintore in pressione qui sotto le gambe del pilota, che anche lui ha un'altra levetta come quella che vi abbiamo mostrato, un altro martelletto, scusate, come quello che vi abbiamo mostrato dal lato del copilota. E infine le cinture, ecco, come su ogni vettura da corsa che si rispetti, anche questa Hyundai Accent VRC monta delle cinture di sicurezza assolutamente racing che ora Yuri vi sta mostrando. Queste cinture in particolare, notate anche le etichette con le omologazioni FIA, sono delle cinture a 6 punti di ancoraggio, ne abbiamo 2 tra le gambe, 2 per le ventrali all'esterno dei fianchi e 2 che invece scendono dalle spalle, e sono tutte ancorate in un solo punto centrale con una semplice leva che, se girata, permette lo sgancio rapido. Come avete notato, mi è bastato girare questa levetta di forma circolare e tutte le cinture si sono sganciate, in modo che così, in caso di necessità, il pilota e il copilota possano lasciare in maniera estremamente rapida l'abitacolo. Vi abbiamo portato dentro l'abitacolo di una VRC, adesso torniamo all'esterno. Siamo sgusciati fuori dall'ampio abitacolo della Hyundai Accent VRC e adesso vi mostriamo quelle che sono altre caratteristiche di una vettura da corsa, appunto per i rally mondiali, che vi abbiamo solo nominato in precedenza. Allora, abbiamo parlato, cominciamo dal tetto della vettura, perché abbiamo questa voluminosa presa d'aria che abbiamo mostrato l'interno prima, serviva appunto per areare l'abitacolo e soprattutto per offrire un po' di refrigerio nelle gare più calde, soprattutto nel tuo Acropolis, Stelios, per offrire un po' di refrigerio all'equipaggio all'interno della vettura. Questa, vedete, è realizzata completamente in carbonio perché non è un particolare, diciamo, della vettura di serie. Ovviamente dovevano essere utilizzati tutti i lamierati di serie, dicevamo prima, ma è un particolare aggiuntivo, quindi può essere realizzato in carbonio e, essendo così alto, veniva appunto fatto in un materiale più leggero per non alzare il baricentro della vettura. Idem si può dire per gli specchietti retrovisori. Come vedete, sono estremamente piccoli e profilati aerodinamicamente, estremamente aderenti a quelle che sono le portiere della vettura, che faccio notare anche per quanto riguarda i cristalli, hanno una caratteristica estremamente interessante. Come dicevo, questa Hyundai Accent VRC ha corso la sua ultima gara nel campionato mondiale dell'anno 2000 in occasione del rally Acropoli, quindi in giugno, quindi in Grecia. Quindi un rally estremamente caldo e proprio per un rally di questo tipo, così come poteva essere il rally Safari o anche il rally di Cipro, che quell'anno fece il suo esordio nel campionato mondiale. Che cosa? Però, ok, ok, in precedenza esisteva il Safari, no? Chiediamo scusa, ma Stelios mi sta dando qualche suggerimento, anzi ve lo dice direttamente lui. Sì, il periodo di Safari è già finito in gruppo B questo periodo, perché le Safari sono una gara specifiche, con lunghe tipo baia, con lunghe prove, non esiste inizio. Safari possibile iniziare da 2020, entrare in campionato come moderno, non come era prima. Questa sì, le più dure gare in campionato del mondo, la periodo di VRC e le gare Acropolis, la gara di Acropolis, Portogallo, Argentina, Australia, queste serate più dure, più difficili. Quindi in pratica le gare che ha fatto questa vettura, le abbiamo nominate, sì, prima, sì, a parte l'Australia. Sì, sì, meno male, sì. E anche dopo, un altro caratteristico di questa macchina è le dischi. Adesso, in questa macchina in versione asfalto, significa le ruote 18, sì, significa le dischi più grandi. Sì. I dischi del freno che sono all'interno delle ruote. No, interno di ruote, anche le cerchi è 18 in terra,
le cerchie 15. E questo significa le dischi più piccoli. Sì, infatti adesso una volta finito di mostrare, diciamo, quella che è la vetratura e l'abitacolo, mostriamo anche le ruote. Dicevo, quindi, per le gare calde, quelle che vi ha nominato adesso l'amico Stelios, la vettura aveva un'altra caratteristica, cioè venivano montate delle pellicole all'interno dei cristalli che permettevano appunto di avere questo effetto a specchio, in modo da permettere ai raggi solari di venire riflessi e di non scaldare troppo l'abitacolo all'interno, quindi peggiorando le condizioni, diciamo così, di lavoro degli occupanti l'abitacolo, ovvero il pilota e il copilota. In gara, sì? Posso parlare perché... Certo, siamo qui apposta per sentirti. In gara, interno di cabina della macchina, sì, la temperatura alzare troppo, perché questo tipo di macchina, anche più leggere, non vuole, sì, non c'è nessuno isolato. In questo motivo è lamiera, motori, scaldamento è troppo. Sì, perché per alleggerire la vettura non c'era nessun tipo né di materiale fonoassorbente, quindi anche i rumori erano ai massimi livelli, sia non c'era nessun tipo di isolamento termico dell'abitacolo, quindi poteva essere sicuramente un grosso problema. All'interno delle vetture, nelle gare calde tipo Acropolis, Cipro, forse si arrivava a 60 gradi. Sì, anche di più. Anche di più. Dopo per rumore, in sessione normale, in strade, utilizzavano le cuffie, sì, con microfono per comunicazione, sì. Dopo in prova speciale con le caschi. Infatti c'è, appunto l'abbiamo mostrato prima sul volante, c'è il comando dedicato al cosiddetto push to talk, ovvero è il sistema radio che collega pilota e copilota. Ma sì. È perché c'è una macchina assolutamente preparata per gara, non per girare, difficile, troppo difficile questo tipo di macchine. Certo, infatti ricordiamo che Stelios vi dà tutte queste informazioni non tanto perché lui abbia disputato gare con questa vettura, ma perché in realtà lui correva con una ben più performante Toyota Corolla nel campionato greco, con Rally Acropolis, giusto? Giusto. Io ho già finito il migliore posto, io ho già finito in Rally Acropolis, 12° assoluto, con tutti grandi nomi in Rally Acropolis 98, correvano circa 25 piloti prioritari A, significa Sainz, Loix, tutti. Sì, priorità, altro non è che la licenza da conduttori FIA, che hanno delle priorità indicate da delle lettere, e più si va verso la A, diciamo così, e più questi piloti hanno diritto di partecipazione alle gare di massimo livello. Quindi uno di essi all'epoca era questo signore, Alistair McRae. Era il fratello minore del ben più noto campione del mondo Colin, e ancora più famoso di lui, sotto trovate i nomi aggiunti, perché nell'altra vettura portata in gara dal team Hyundai, il pilota impegnato era questo signore, il finlandese Juha Kankkunen, 4 volte campione del mondo, quindi non ha bisogno di grosse presentazioni. Per finire la carrellata sull'anteriore della vettura, ve l'ha accennato prima Stelios, passiamo alle ruote. Come si diceva, questa è una vettura in assetto asfalto, come potete notare qui forse si intravedono anche gli ammortizzatori. L'assetto della vettura è ribassato proprio perché nelle gare su asfalto si tendeva a fare un assetto più performante, un po' come una vettura da pista, in modo da avere meno spazio possibile tra il corpo vettura e il piano stradale. E le ruote, come ha accennato Stelios, sono delle R18, e la dimensione del pneumatico è un 255-55, quindi delle ruote ovviamente in lega. Si nota anche quello che è il disco del freno, che ha nominato prima Stelios, di diametro maggiorato rispetto a quelle che sono le versioni da terra, anche perché le prestazioni sull'asfalto erano certamente più estreme rispetto alla terra, perché le velocità massime erano più elevate, anche le staccate molto più impegnative, dicevi Stelios? E chilometri più, in asfalto è più di chilometri di terra. Sì, il chilometraggio delle gare era nettamente maggiore. Sì, sì, e dopo per frenaggio, importante c'è un sistema buono per frenare la macchina, altrimenti c'è un grande problema, la macchina non è
competitivo. Sì, anche perché arrivare lunghi in una curva su strada con tutti gli ostacoli che possono essere nell'ambiente circostante non è certamente come arrivare lunghi su una curva in pista dove si hanno delle vie di fuga chilometriche, tu ben lo sai. Ma sicuro, e dopo un'altra cosa per aiuto la macchina, questo tipo di macchine per girare, è le differenziali, perché questa macchina c'è tre differenziali active. Esatto, allora, quelle che ha accennato Stelios è una cosa molto interessante delle VRC di questo periodo, ovvero oltre, ricordiamo, sono ovviamente delle vetture a quattro ruote motrici, manco a dirlo, visto che erano già oltre 15 anni che nei rally mondiali le vetture d'assoluto erano dotate di questo tipo di trazione, ma ovviamente montavano due differenziali per l'asse anteriore e per l'asse posteriore, ma anche un terzo differenziale centrale, quindi la ripartizione della coppia non era regolata solo tra la vettura interna e la vettura esterna, la ruota interna e la ruota esterna nelle curve, ma anche e soprattutto il differenziale centrale, quindi montato circa all'altezza del baricentro della vettura, permetteva di ripartire la coppia diversamente tra i due assi, anteriore e posteriore, e il tutto era comandato elettronicamente. Qui diciamo che le vetture VRC erano arrivate al massimo della loro evoluzione tecnologica, anche da un punto di vista elettronico, poi per ovvi motivi anche di costi la federazione negli anni successivi aveva ridotto quella che era l'invasività dell'elettronica sulle vetture. Chiudiamo con l'ultima. Sì? Sono ancora più care? Adesso sono ancora più costose di prima. Perché le vetture adesso tipo macchine è uguale con macchine di pista? Con una con aerodinamiche in carrozzeria come pista. Poi ricordiamo che il regolamento è nettamente cambiato perché abbiamo dall'anno scorso le VRC Plus impegnate che sono diventate delle macchine, sì, praticamente quelle che erano le gruppo B, solo un pochino più sicure. Penso di no. Non sei convinto? No, perché così le rally sono una sport più vicino di popolo, non è una sport per pochi, mm-hmm, come pista. Mm-hmm. In questo motivo lontanare del popolo, in questo motivo le rally calato troppo. Quindi dici i prestiti sono sempre meno popolari e quindi diventa uno sport sempre più elitario. Magari un'altra volta facciamo una chiacchierata anche su questo argomento che può essere molto interessante. Tu sei un praticante e conoscitore profondo dei rally, quindi sarà molto interessante. Io ho nato con rally, pista dopo. Magari una volta ci racconti la tua esperienza. Comunque chiudiamo, dicevamo, con l'ultima chicca qui sul tetto. Vedete questo autografo protetto? È quello del quattro volte campione del mondo Juha Kankkunen, che con questa vettura ha corso e è stato molto gentile, per il proprietario l'ha firmata. E oltre a questo abbiamo ancora il numero dell'ultima gara disputata, ovvero il Rally Legend del 2018 con Griffato Martini per i 50 anni del Martini Racing. Detto questo, speriamo di avervi fatto fare un altro viaggio all'interno del mondo URC. Ringraziamo l'amico Stelios. Grazie mille. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Punto del Martedì. Un saluto a tutti da Fargio e sempre piede sul gas.